Ci vediamo Itas, raga. C'erano il team di Savi, il team di Moon e Blade. Blade era con Zanks, Freddy. Savi era con Kibetz e Gabs. E Moon era con Zigul e Jay. Iniziamo da Savi, iniziamo. Vediamo tutte le partite di Savi. I momenti, diciamo, più importanti, i fight, il riepilogo. Qua che succede? Lo start è un po' molto, molto duro per loro. Perché non hanno lo shop. E questo shop che c'è qui vicino, vi ricordo che questo format del torneo, ogni team aveva il suo drop. Ok, Repulsa ha deciso dei drop per i team. Hanno messo i numerini. A destra sono i nomi, a sinistra dove si devono droppare, no? E non è male come format, onesto. Qualcosa di interessante, però io preferirei di mettere, come ho detto l'altro giorno, ripeto, preferirei di vedere una roba del genere che metti tre team in tre spot. Cioè, prendi 1, 2, 3 come team, ok? Li metti così e gli dici voi dovete droppare in questa zona. E potete fare quello che volete, perché alla fine il regolamento era che ognuno, ogni team aveva il suo drop e il primo minuto non poteva né pushare né fightare nessuno, quindi non poteva nemmeno uscire dalla loro zona se non hanno uno shop. Per esempio, come Save qui in questo spot qua, lo shop è qui, loro non possono uscire. Qui c'era anche un contratto, non potevano prenderlo, quindi la maggior parte delle volte se tu c'è un drop di merda, succede un casino. Per esempio, c'erano dei momenti in cui Save ha preso pure la macchina di qua, la faceva il giro così per trovare uno shop, non so dove stava andando, ma in quel Era da momento poco, che poco. sì, verso Popo stava andando, tipo, cercando di prendere uno shop per fare loadout. Intanto Blade, per esempio, già stava pushando un team da questa parte qui con l'elicottero triplo e loadout, cioè per farti capire la differenza tra i team in base lane. Cioè, quindi io preferirei prendi tre team e dici questi tre team voi avete qua la zona, fate quello che volete, volete contestarvi, volete fare quello? Ok, questi tre, questi quattro metti così, altri quattro qua, altri tre qua, capito? Altri due qua, 10-23 che è una zona della Madonna, o 10-23-28, 24-29-25, metti così insieme, 30-31-32, 34-35-33, a posto, cioè così è diviso, metti tre team in uno spot del genere, se proprio vuoi fare una roba del genere, perché così la gente se si butta, vedi che non hai contratti della loro zona, va in otto a invadere perché dice ok, meglio che contestiamo perché ci sono dei contratti, c'è di tutto, c'è lo shop, capito? Secondo me è meglio così. Però i soldi erano dei repulsi, 20k erano dei repulsi, quindi ha deciso lui il format. Però purtroppo, per esempio, il team di Savi ha avuto un po' di difficoltà allo start perché non avevano uno shop, Sono scesi davanti, però. Io ho la chiave del bunker, ragazzi, eh. capito? Una volta quando ha trovato uno shop portatile sono riuscito a fare un loadout prima, ma cioè se no qua cosa è successo? Prima fight, che è successo? Prima fight semplicemente hanno pushato questi con palloncino. Questi stanno facendo, hanno lo shop, stanno facendo loadout. Savi c'ha tutti i soldi, ma non può fare il loadout perché non c'aveva uno shop. E qui pushano questi, un po' si splittano. Kibetz dice piglio palloon, pusha questi. Doveva collare un pochino prima Kibetz, che aveva un balloon, così riusciva a inseguirlo anche Gabs. E riuscirono a pushare da sole, cioè insieme, ok, in due sul tetto. Invece Savi qua da solo con il ping alto cerca di, Attaccano. perché il ping è 190 di ping, cioè non vince un fight da solo qua, Attaccano dov'è? Da eh. solo, Kibia. Cerca di flancare in open, Dentro, Kibetz uno sta ferito. salendo da Forse devo sopra prendere da l'abi. solo, si fanno accare da uno, Gabs è lontano, non le può dare trade, Gabs è ancora fuori dalla chiesa, non le può dare trade, non le può dare una mano. Savi qua lascia Combo, uno di vita e combo. muore da un Bingo, altro da combo. sopra. Non mi fa. Ed è finito il fight, capito? Cioè, hanno giocato Due dentro. divisi contro un team che poteva prendere il loadout, non avevano l'info e non hanno giocato per i high ground prima. Poi la partita è andata un po' così, no? A Un po' terra, eh? così. Qui, seconda partita. Sì, sono 120 player comunque, cioè, secondo me sono troppi per una mappa del genere, Secondo game mi sa che hanno fatto top 5. Secondo Marco, eh. forza. Sì, secondo me il game è andata meglio perché sono riuscito ad arrivare qui. Hanno fatto l'odio e tutto. C'hanno ancora il gulag e tutto. Sono rimasti qui per un bel po' su questa casa ad aspettare la safe e tutto. Qua Savi ha fatto una Attento sempre giocata dalla. della Madonna che è andato. Qui la safe si è shiftata dall'altra parte, quindi non avevano più la safe, si è shiftata dall'altra parte. Li walldavano da davanti, le hanno buttato il cluster, i bombarda, tutte No, queste cose. non Hanno voglio fatto usarlo. una bella giocata qui perché sono usciti fuori safe Aspetta, non ancora. a usare il PDS. Seguitemi fuori safe, venite, venite. Ok.
hanno messo il PDS. È un po' rotto però, eh. Okay, e qui l'ha collato a, a Gabs di mettere il palloncino. Hanno messo il palloncino, quindi da fuori safe sono volati in mezzo la safe, capito? Dopo qui, qui, qui. Hanno fatto una bella giocata perché sono riusciti a entrare in save da, da così lontano, capito? Tanta roba questa. Hanno preso il tetto, poi c'erano 24k blessati da, da uno shop portatile qua da avere. Però purtroppo qual è stato l'errore? È qui che Savi colla a Gabs di shoppare le cose. Gabs shoppa un WoW, non shoppa le maschere, purtroppo. Non ha la maschera né lui né Savi. Ha preso WoW, Kibitz ha preso un antibunker, hanno preso anche Bombard, hanno preso tutte le... tutte le risorse, diciamo, tutte killstreak, per poi usarle a caso, perché le hanno usate a caso, capito? Sì, sì, tirano nel nostro. Secondo me qua io metterei la priorità su quei soldi da usare, 24k quanto aveva, metterei la priorità su maschere e self-res. Almeno uno deve avere self-res, tutte e tre maschere, perché in late game con tutta sta gente nel torneo, in late game proprio non puoi fare niente se non hai la maschera. Vince chi ha la maschera oro alla fine, perché si può posizionare bene, si può girare attorno, anche perché la safe fa pochi danni, quindi può andare anche fuori safe con la maschera e rimanere lì e stare anche senza maschera per un bel po', quindi è abbastanza sbroccata la maschera, no? Però gestita un po' male, piastre, vabbè, ci stava a comprare, però con questi 19k che sono rimasti non hanno preso gas mask e self-res. Hanno preso WoW, Gabs l'ha usato WoW, ha preso antibunker, l'ha buttato sulle scale come ha detto Savi, e Kibitz ha preso un altro antibunker, l'ha buttato un altro, Gabs ha preso un altro WoW, l'ha buttato, un altro antibunker, quindi hanno speso tutti i soldi per buttare questi antibunker per non fare niente, perché alla fine non c'era nessuno sotto di loro, eh. Cioè questo antibunker qua non ha servito a nulla perché non c'era nessuno sotto di loro. Quelli semplicemente hanno, hanno cambiato casa e sono scappati dall'altra parte, però non c'è nessuno. Qui un'altra cosa che dico, vedendo anch'io che hanno preso piano terra, perché qua ci sono tutti i team attorno ma sono tutti ghostati, quindi un WoW non è così utile da usare nel game perché sono tutti ghostati. Tutti usano ghost, pure Savage ha ghost, tutti i team usano ghost. Questi che pingano saranno quelli che sono stati ressati o sono arrivati dal gulag, no, alla fine. Qui vedendo anch'io che ha preso il piano terra, aveva più spazio, poteva scappare da un bunker, da un potenziale push, poteva difendersi. Savage sul tetto o doveva giocare più aggressivo per prendere più pick possibile, o doveva prendere le maschere per cambiare sempre spot, per andare dall'altra parte della casa, per esempio, che non c'è nessuno, e piccare quelli in open, no? Questi qua, questi due team in open che appunto sono stati pingati, perché quelli sotto davanti, sti cazzi, cioè, non ci sono, non sono saliti. Quindi questo pick qua non è molto utile, è più utile andare dall'altra parte di questa casa, che tanto è in safe, o ancora più sopra, per piccare quelli fuori safe, per prendere quelli picchi lì. Se non sbaglio, qua Gabs ha preso una pick, però era poco, cioè bisognava proprio distruggere questi qua che erano qui, qui, non farli entrare dentro e prendere l'altra parte della safe, così avevi più spazio sul tetto, non stare tutte e tre bloccate sullo stesso piano, non sullo stesso piano, nella stessa camera, perché c'è il tetto, c'è l'altezza, riesci a laserare a 360 gradi, quindi non ti devi limitare da solo a fare questo. Dietro il pick, okay? Sopra, sopra, buttagli il grappolo se vuoi. Bombarda, l'hanno buttato, l'ha buttato il grappolo, fa push a Savi, cambia casa, qui non rimane nessuno qui sopra il tetto, poteva rimanere a guardare questi dietro che devono salire, e potevano salire, qua è rischiosissima la giocata di lasciare tutto il back dietro, libero, perché potevano salire veramente tutti, ok? Molto rischiosa, hanno perso un po' di piastre qua per il cluster, perché hanno sparato e si sono divisi. E l'errore più grave è che sono rimasti qui senza maschere e senza piastre, poi con tutti quei soldi che hanno speso, alla fine ora rimangono che non hanno né le killstreak, perché le hanno usate tutte, le hanno buttate tutte, né le piastre né le maschere. Cioè è come se non avessi fatto niente, però. Siamo safe qua, lasciate stare, lasciate stare.
qua erano safe, poi anch'io ho fatto il giro lì dove c'è lo shop portatile lì in fondo. Ha fatto il giro, ha salito con la maschera oro, ha killato Kibetz qua da dietro, l'ha buttato il bombardo, dovevano entrare, dopo questo bombardo è arrivato anch'io, anche l'ha zerato Kibetz, è salito sopra, ha arrestato il teammate si è buttato nella loro testa e le hanno distrutte. Vede? Qua arrestato, nessuno ha guardato in volo. Quello è sceso PDS sopra, e l'ha killato dietro a tutte e tre. È uscito dietro dalle scale, dalla finestra. Morti. Finita così. Cazzo, se sto posto non si sente niente. Poche kill. Poche kill perché avevano. Allora, hanno camperato per tutta la partita per 3-4 safe. Quella casa e ci stava, ci stava. Poi hanno fatto una giocata della Madonna per crossare in mezzo alla safe. E anche lì hanno giocato. Abbastanza passivi, cioè, secondo me da quel tetto lì potevano e dovevano prendere più kill possibile, quindi cioè, sono arrivati nel game ma con pochi kill. Poi le altre partite credo che erano un po' più difficili perché non riuscivano a trovare abbastanza risorse nel loro land, la macchina era da una parte, lo shop dall'altra parte, quindi era un po' difficile. Hanno preso lo shop portatile qua, loadout. Sono stati pushati da un altro team già con il loadout, capito? Poi hanno fatto il cross, non sbaglio, con la macchina e basta, cioè è finita la partita perché sono sempre stati pushati da altri team che avevano il vantaggio di timing, loadout e tutto. Qua è morto da Moon, se non sbaglio. Pushato da Moon qua perché sono avvicinati a uno shop, perché appunto non hanno shop nella loro zona, sono in difficoltà. Vai, scendete. GG. Partite così sono andate da ora in poi, sono andate tutte le partite così per Savi, sì, sempre via da loro. A rincorrere via. A cercare di shoppare, andare sempre via, scappare dall'altro team che c'è vantaggio perché appunto lo start, cioè, tutto cazzo di piastre. Quasi alla seconda safe riescono a fare l'oddi, capito? Yeah. Molto difficile per loro questo torneo era. Oddio. Molto difficile, bro. Hello, no? Qua vediamo il push. Vieni alla parte sinistra. Sì, sì. Vediamo il push questo. Elicottero, c'hanno tutto. Li laserano full. Elicottero rotto quasi. Un altro scendete, team. Scendete proprio sotto di voi, qua. Uno, È così, è andato un po' così. Prossimi, chi andiamo? Quali altri itas? Allora, da Zang sono andate meglio le partite perché Blade, Red e Zang sono riusciti a fare un top 11 alla fine del torneo. Savi, da come abbiamo visto prima, è andato un po' male, non so, 30, credo che erano dopo 7-8 partite. Questo team è riuscito a fare più fight, più kill, più risorse, avevano un bel land. Qui qual è il problema poi che si crea? Che è finito il WoW, triplo. Forse hanno triplo? Finito il WoW triplo, i nemici hanno il triplo e quindi qua perde tutto il vantaggio. Finisce la festa così perché è difficile capire come si posiziona il nemico e rifeitarlo perché ha il triplo e tutte le informazioni su di te, no? Quindi hanno beccato un pochino, hanno perso qua un po' di tempo. Succede una perdita di timing qui perché dovevano crossare, volevano fightare per queste casette qua, ma devi capire una cosa in questi tornei perché fighti per queste case, ti prendi le kill, ma c'è sempre il rischio. Ci sono 60 players in lobby, appena inizia a pushare un team ti arriva un altro team per la maggior parte delle volte, o ti chiudono davanti, no? Quindi ogni push che fai, nice. Ogni fight che fai, rischi di perdere un teammate. Nico, riusciamo perdi ad un teammate, perdi tempo. Per restarlo, per fargli prendere le armi e tutto, no? Mi ha pingato, bro. Qua Zanks lo rompono perché lo pingono, l'hai pingato. L'ha distrutto. Poi Zanks fa il gulag. Muore al gulag. Ha scelto di usare il pompa.
lo restano. E qui si fa l'errore perché Braid e Freddy avevano due palloncini e purtroppo non hanno fatto la giocata di usare entrambi i palloncini per crossare in safe, perché vedi, come ho detto prima, fai un fight, perdi tempo, già sei alla quarta safe che si muove il gas, sei molto lontano dalla safe, perché alla fine dici vabbè, ma io vedo la riga dalla safe. Sì, però guarda il cross che devi fare, poi ci arrivi lì, non c'è niente, c'è l'acqua anche davanti, quindi sei lontano da uno spot decente, cioè sei molto lontano, quindi da qui prendere una posizione è difficile. Quando dal tuo spot fuori safe prendere una posizione in safe è difficile, meglio crossare prima possibile. Ma qui perdono il timing, uno perché il palloncino lo usano molto tardi, due potevano usare due palloncini per non farsi laserare su un palloncino tutti e tre, tre qui perdono tempo perché li danno i soldi a Zanks e li collano di andarsi a prendere le armi, quindi perdono anche quei 10-15 secondi per Zanks che si deve prendere le armi. Devo uscire a lootarmi lì sotto, raga. Ok, capito. Soldi, troppi soldi, esatto. E non crossano perché Zanks non c'è nell'arma. Ci stanno crossando tutti i team. Secondo me no, altri. Shoppati un'arma e andiamo, secondo me. Shoppati un'arma, vedi. Sto cercando di restare, di prendere le armi. Prende le armi. Qua hanno perso, hanno perso già qua 15 secondi. Sono più di 15 secondi già. 20 secondi. Fingami una casa, io ho un grappolo. Posso una qualsiasi di questi, bro. No, no, tiralo dopo, perché okay. Giochiamo solo per entrare in una casa. 30 secondi. Solo ora buttano il palloncino. Guarda ora la safe com'è. Cioè, secondo te, con 60 persone in vita, cioè, nessuno guarda da bordo qui la safe. No, secondo me minimo 2-3 team guardano da questa parte. Bro. Poi Zanks ha buttato la smoke, si è fatto sentire. Magari qualche team anche si avvicina per chiuderli. Qui butti il palloncino. Ne avevano due, potevano buttarne due così, cioè, più voli. Sì, c'è più probabilità di salvarti, perché da qui il cross in safe è molto importante. Se non crossi ora, sei finito. Prendere un palloncino e lo laser, no, bro. Non posso, non ci sono. Distruggo una palloncina e basta, finita, vedi? Cioè, tutto questo tempo qua, ho tutto l'ultimo minuto per programmare il team per farli crossare, alla fine sfancula tutto perché qualcuno rompe il palloncino. Hanno ucciso Biffle in questa posizione. Qui che è successo? È successo che hanno perso tanto tempo anche qui perché è morto Blade. Riassunto di questa partita. Hanno giocato bene, hanno fatto le kill, hanno ucciso Biffle, hanno usato i triple e tutto. Qua usano anche qua un triplo, vedono tutti i nemici. Blade qua muore. E purtroppo perché Blade è stato laserato da un altro, va nel gulag. Qui Fred e Zanks rimangono bloccati. Quando terza safe, tra un minuto e 40 arriva il gas di qua. E tipo 2 minuti sono stati fermi da questa parte ad aspettare il gulag di Blade. Hanno spottato pure i nemici davanti, hanno visto perfettamente dove erano i nemici. Si poteva già crassare in safe per già lì recuperare. Sei già posizionato più in safe, più in mezzo alla safe. Lo resti, no? In caso perdessi, in caso vincesse Gulag, le prende le armi e tutto. Però qui a bordo così, con il team che l'hai spottato con il drone, che poi vanno davanti a loro e li chiudono dallo shop. C'è poco da fare. Vedi, lo vedi, le vede perfettamente con il drone dove stanno questi. Questi vanno verso lo shop qui, che qui è lo shop. Vanno verso lo shop e bloccano lo shop ora. Quindi l'unica cosa che potresti fare è crossare. Cioè andare o tutto a sinistra o tutto a destra per entrare in safe, senza rimanere così a bordo safe. Perché con tutti questi player bravi e forti in questa lobby, se rimane a bordo ti sparano 2-3 team, o comunque perdi teammates, perdi tante risorse, tanto tempo a rimanere qua a bordo. 80 persone in vita quasi, c'hanno già le kill e qui si bloccano. Cioè qui secondo me si bloccano molto perché vanno sotto di questi con un triplo così per 3 minuti ad aspettare e non è successo nulla. Qua si può fare tante cose come team, perché queste situazioni succederanno spesso a un team. Il triplo in sé è una bella giocata qui, perché vedi letteralmente tutti i nemici, vedi questi due che fightano, vedi questo team sopra di te. Si può crossare, si possono fare diverse giocate in questo, e io darei di consiglio di cercare sempre di crossare prima, ok? Tipo questo da solo, perché non pusharlo per poi avere tutta questa zona per bloccare questi che devono crossare in poi, ok? Variante 1. Variante 2 è fare un cross del genere, che così non ti becchi quasi nessuno, se lo fai veloce ovviamente. Se lo fai veloce, se lo fai bene, se non ti spara nessuno. Poi se ti spara perdi un po' di piastre, perdi un po' di smoke e crossi verso di qua, no?
per prendere qualche mid safe. Potreste anche provare semplicemente di andare sotto il ponte con le smoke e crossare. Non lo so, magari se questi non si buttano sul ponte a bloccarti ci può anche stare. Potreste anche andare dietro a questi e bloccarli questi dietro, non lo so, ci può stare. È molto rischioso questa giocata, però. Oh, next partita, che è successo? Qua giocata è bellissima perché non pisciate questa casa. Ho preso pure il knock. È arrivato un altro elicottero con il triplo sopra di loro. L'hanno gestita benissimo perché avevano un botto di risorse. Bombarda, smoke. Ho salvato pure Blade qua. Dietro di te, dietro di te. Fatto quello dietro. Nice. Quel balloon, anche quello sopra. E lì, lì, lì pure. Bella giocata qua di smettere di sparare a quello. Per girarsi. Bellissima cosa. Qua l'hanno gestito benissimo il fight. Yay. Cluster. L'hanno pure rissato, se non sbaglio. Sì, sì, la sì. Smoke. Perché sì, sì, stavo vedendo la visuale di Blade. Non ho più smoke, non ho più smoke. Yeah. Questa era difficile. Cioè, in un... durante che fai un fight, ti arriva un elicottero con full triplo, bro, sopra di te. Sei il 90% morto. Non so dove mi sarà. Fatto, fatto. Fa un bel, sì, bel knock da Freddy, vieni, bellissimo. Sì, 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 vieni, vieni, lascia stare. Va give up, no, vanno a City. Questo detto... qua secondo me era da crossare, non era da andare a pushare questi, a fightare, perché è troppo rischioso. Perché dico che non è da prendere quei fight lì? Perché... Ah, perché adesso si trovano la safe dietro. Sì, sì, ma succede sempre sta cosa. Cioè, raramente quando tu riesci a entrare mentre due si fightano, a entrare in e te la fai il team a zero e poi ci esci. E quando ci esci devi pure fare il cross, capito? È difficile perché ci sono 100 team in vita nel... Io preferirei cercare di andare via per avere uno shop, fare il triplo e fightare qualcuno in mid game. Perché ci saranno meno team, ci saranno più flyer, ci saranno più team da due, ci saranno più players così a caso da sole che stanno cercando di recuperare, capito? Sono punti più facili. Sono molto più facili quei punti lì che fightare un full team con il loadout contro un full team contro un loadout, no? Magari ci sono due team pure. Secondo me è molto più facile. Almeno anche su Warzone 1 funzionava così. Su Caldera anche. La maggior parte delle kills che si facevano in late game su Caldera erano sui flyers e sulla gente che cercava di recuperare, perché era difficile di recuperare su Caldera. Non c'erano le building così con il full loot. Sì, vero, vero. Qua hanno fatto anche un po' di... No, non era. Ah, sì, sì. Qua Blade ha fatto tipo 8-9 kills, se non sbaglio. Era top full. Al ping verde. Qua davanti c'è anch'io, il ping verde, si è girato, ha buttato il bunker, anch'io ho iniziato a crossare. No, è rimasto fuori safe anch'io tutto quel tempo lì. Se ci pushano, ma ti riesci... Con le maschere ora tutto. Però saputo, no, non era il last, c'era... c'è un altro dopo questo. C'era un altro dopo questo che finisce sempre, sempre in queste case qua. Era difficile la giocata in realtà. Cioè l'unica cosa che si poteva fare qua è crossare prima, ma aspettavano la safe. E raramente quando la safe shifta da te, capito? Cioè alla fine la safe ha shiftato tutto in una direzione, no? Verso sud ha shiftato, no? Quindi Biffle è rimasto ancora in safe per un bel po'. E quelli magari che stavano sotto il pontos, lì sotto l'autostrada, ancora erano in safe. Biffle era sopra che laserava l'autostrada, quindi non riuscivano a starci lì. Se shiftava da loro, qui si trovavano molto meglio. Ma comunque è rischiosa come posizione, perché ti entreranno un botto di team dentro, eh? Qua io Blade, quando stavo guardando in live, io stavo pensando che potevano cercare di andare early in questa safe qui sotto main, perché sotto main c'è tanto spazio lì e puoi entrare e puoi giocartela a media distanza. A media distanza con questo ping è già meglio. Hanno avuto un po' di fortuna, sono riuscito a crossare in questa casa perché anch'io ho visto un altro team dal verde crossare davanti a loro, hanno iniziato a fightare e anch'io ho cambiato casa, se no questo cross non era possibile così libero. Settima save, si muove, il gas si muove, tutti che guardano da questa parte. E poi riescono anche ad arrivare, però vabbè, no. Riescono ad arrivare, ma è difficile, ragazzi, è tutto random qua. In un late game così è tutto random, perché è già troppo in ritardo. Giocate il muro. Freddy lì si è posizionato bene, quella posizione era god, ma poi hanno deciso di andare in un'altra casetta, in mezzo alla safe. È lì un po' bloccate. Guardiamo dietro. Un po' sono rimaste bloccate. Era meglio questa posizione qua che quella più avanti. Mi sparato sopra.
mi serve una plate. Zero, io no. Bene, una. Ecco qua, dietro il muro, qua è Nedwish. Siamo good. Aspettare un po' Kira. Qua Freddy stava laserando quello in casa. Qua anch'io ero rimasto full in, eh. Cioè tutto il team, tutte e tre con le maschere oro, con PDS sono rimasti dentro. Succede un casino qua. Non si capisce più niente qua. Aspettate, vediamo se fai, no. Calma. Arriva un altro team dal ponte. Ragazzi, da sinistra. Andiamo qua, ok? Questa LTV l'ha giocata con l'LTV, se la faceva ora, secondo me andava bene. Si butta sulla macchina. Perché non è la maschera per fare la giocata late. Aspetta, con l'LTV. Sto guardando la macchina, basta. Ah, qui non si capisce niente, però c'è qua. Allora, che è successo con il team di Moon? Drop della Madonna questo, cioè trovi un botto di... Ma poi con il regolamento del torneo che nessuno ti contesta all'inizio, al primo minuto nessuno ti spara, nessuno ti pusha, in uno spot del genere sei il god. Letteralmente lutti tutto, si fa loadout, 24k in più, wow, triplo wow, palloncino e vanno a pushare. Vediamo. Sì, giocano per noi, si flyano. Bella destra. A format non era male, però devi contare Zanks che gli altri team avevano dei drop di merda, non potevano fare nulla. Shot uno di loro. Ma se sono fatti. Qua Jay muore. Sì, ma c'è ancora bombarda. Moon radarina, non l'ha usato. Sì, uno abbiamo pullato. Finalmente c'è il pick. Deve cercare. No. Sta qua. Cazzo, poi Moon ha vinto quasi tutti i gulag, giuro. Sì. Dario ha vinto quasi tutti i gulag, raga. Dentro le smoke, spam di smoke nel gulag contro le make up fare. Slidato da dietro, li ha scopati tutti. Ha vinto tutti i gulag, però non l'ho mai visto perdere il gulag. Ma questo è il fatto contro anche. Occhialo d'out, Dario. Ma loro beccano e gli collano di andare a shoppare. Ah, vero, arrivo anch'io con la macchina corazzata. Cacciano Simo. Troppo spintato, Dario. Non ho capito il suo ruolo così, bro. Troppo spintato. È sceso. Ma gli sta volando? Perché sta qua? Fammelo marcare. Mi sa che l'altro è il compagno che sta volando, eh. Sto controllando ancora l'Oddy qua io. Sì. Gli è stato pullato. Bravissimo. Non lo so. Non ci sono qua. Se me su questo gioco conviene giocare più insieme. Riesci a guardare. Qua potete passarci, sono un elicottero che gira illustrando questo qua. Destra io qua non vedo nessuno. Con un ping del genere. Sta scendendo un altro qua. Mi spawnano dietro. No, qua non so manco lui come si è salvato, bro. Sto boccione. Una benedizione divina. Non so se sto vicinissimo. Qua è arrivato anch'io. Congiungiamoci, raga. Vieni. Fare sale. Anch'io arrivo da dietro. Davanti. No, fuori. Abbonda dietro a Simo. A destra. Più di uno. Vabbè, però. Schiacciato Simo. Qua backno. Avevano un botto di tempo per scappare. Perché 1:55:20. Tutto il tempo qua fermi. Sono passati 40 secondi. Fermi qui. L'hanno buttato due bunker. L'hanno pushato in. Insomma, è difficile qua ormai. Fare qualcosa. Prossima partita. Uova avanzata. Lo start, come sempre. Però non vengono. Land della Madonna. Simo prende l'aereo. L'elicottero. Il jet. Quello che è. La nave. Sono belle loro. Spaziale. Mi so spostare quelli. Uscero. Quello mi sa che Savi? No, non credo. Passa colline destra. Sì, sto qua, sto qua. Passa colline destra. Io passerei full in mezzo. Dobbiamo andare. C'è gente là però. Dobbiamo andare verso cupola. Mi sparano a destra. Ma glielo distruggono, mi sa. Alla chi però. Poi se ci buttiamo andiamo si in muore, acqua. Distruggono. Però che sa che crossa con le vedete. Buttatevi. Vanno in acqua. Se riesci. Crossano qui. Crossano a Popov. Arrivano a Popov. Arrivano a Popov via. Se ci abbiamo 3-1. Soldi. Non la distruggono. Bomb. LOL. Un altro dentro. Mezzo secondo. Destra, con questo triplo hanno giocato Italo, bene qui. Italo. Quello era da pushare tutti insieme. Nice, okay. Fatto. Solo al bye. Ok, rimani qua, Dario. Rimani qua. Andiamo. Ha tirato il pallone, raga. Tiro un po'. Rotto, nice. Così. Bravi, raga, bravissimo. È Simo che le dice a Moon, rimani qua. Prima gli è stato collato. Questi qua mi potrebbero. Io gli rompo il pallone perché c'ho paura che mi ballone. Non lo so. Portable top reattore. Io non lo lascerei, Dario. Hanno restato qua da me.
Ho visto, prendo top bro. Appunto, perché c'è meno soldi di altri. Anche se becca non può restare. Poi il problema è che si mettono in questa casa che è a bordo e non guardano dietro, cioè guardano solo davanti alla montagna tutte e tre. Anche Dario qua, quando ha usato il drone, non ha guardato dietro subito se ci sia qualcuno, capito? Quindi non hanno visto Biffle uscire da dietro. Vede, cioè Biffle era già qua sotto di loro. Nakoto J giù a terra, hanno pushato 3v2 e è finita. Alle stava proprio in un punto del cazzo. Poi vince il gulag di nuovo, sicuro. Sicuro vince il gulag di nuovo con le smoke. No, anzi, gufato. Prossima partita, che è successo? Qua la start com'è? La start piena di risorse, piena di soldi, 30k, loadout, triplo, uccidono Savi qua, perché Savi sta facendo la gita con... Sono scesi. Un caro armato. Uno con me, raga. Morto Savi. Metti bunker dentro. Altri due qua, bunker tirato. Fuori. Uno fuori dietro, Bravo, bravo qua, Dario, che si è nascosto. Non devi dare la pick facile così. Craccato. Craccato fuori. Ancora fuori là. Usciate full in, scopate full quelli, questi itas easy, scopate full. Quinta safe, mentre si fa. C'ha il drone. Questo è free. Altro edificio free, questo qua a destra. Free. Questo a destra è free, bro. Qua è free. Patatine free. Qua possiamo farcela, bro, per arrivare qua, Comunque per me deve dronare il GL, Brones. Sì, deve dronare il GL, sì. Perché... Io tiro il bunker. Mi resto. Andate, dove stanno, dove non stanno, cioè. Non mi ricordo queste cross. Sono dentro, venite. Uno close destra, occhio. Venite. Fatto. Chiudo. C'ho il portable, che c'ho il portable, Tirato via. Ok. Streak e Cassemuni, roba. Cassemuni no, c'ho 2-4-6 termite anti bunker io e Poddino e portatile ancora, portable. Abbiamo gente close. Non abbiamo più smoke, raga. Sì, ce n'ho io una. Posso chiudere la porta a bolla se ci siamo uno smoke? Prova a tirarlo qua. Close destra. Ci pushano, Doverlo pure. Questo non l'ho visto, lo voglio vedere. Guardami, uno che si sdraia con me, guarda close, raga. Io sto qua, guarda, lo so. C'abbiamo pure una villa, Devono grossare qua, non ha senso che stanno qua. Prossimo, sono dentro il building, sono il morti, money building, no. Non ho più piastre. C'è una smoke, okay. Tu Dario? Sì, ce n'ho una sola. Sì, sono morti, però devono grossare. Cioè, tutti questi secondi qua che perdono sono nel tempo perso. Non fai niente, aspetti il gas per fare cosa. Ma a me non mi è piaciuta quella building lì, perché sono andati con il drone a vedere bordo safe. Cioè, qua c'è un motivo perché non c'è nessuno, perché è a bordo safe sta roba. Questa è free. Dovevo guardare Dario un po' più in mezzo alla safe, cioè non ha senso andare fuori safe. Da fuori safe a fuori safe, capito? Cioè guarda bro. Che senso ha andare da fuori safe a fuori safe? Quello che c'ha il drone, quello deve collare, deve spostarsi. Non così che IGL deve usare solo il drone, ma quello che c'è il drone, quello deve fare la call di dove crossare, bro. Perché quello vede letteralmente come se avesse wall hack, bro. Quello colla e basta, ascolti quello. Anche se non è un IGL, ma se c'ha il drone e ti dice una call, ascolti e lo fai. Next partita, che è successo? Qua star della Madonna, 21k, triplo wow, 14k, camion corazzato. Push in full push, questo da solo. Dario sta guidando. Oh, non ho visto questo push, Veda questo pingiano a destra. Ah no, l'abbiamo visto, c'era uno su boccione. Qua sono splittati. Qua sono splittati perché guida Moon. E io ripeto, sia nella situazione di quando uno usa il drone, deve decidere lui dove andare, sia quando uno guida la macchina, deve decidere lui chi pushare. Secondo me, anche se non è un IGL, o un IGL o non è IGL, ma è lui che c'ha il controllo della situazione. C'è Simo che colla, vai da questo ping giallo a destra, che era da solo, ma Moon va dritto per dritto, fighta questo da solo, e Simo con Jay sta fightando l'altro. Quindi si sono splittati. Altro team anche, ragazzi. Fate altri UAB, poppate altri UAB se ce l'avete. Ma c'è lo colla di beccare. Sta arrivando, Daria, sta arrivando. Qua? Ma sono splittati, però, cioè, ormai. Sono sopra il boccione, attendi, ragazzi. L'avevo chiamato. Paramesi? È dentro? Sì. Fatto. Scopato full. Ok, back al buy. Erano splittati qua. Già è morto. Ci sono, questo si allarga, no? Eccolo, Craccato, one hit. Dai. Certo. C'è un altro qui.
qui Jay non ho capito, troppo aggressivo sto push. Questo l'ha craccato, voleva smoccare per crossare, ma già qua il laser una fura. Un altro qui. Troppo aggressivo. Spieghi meglio il discorso di chi porta la macchina. Io non sono d'accordo che chi guida decide dove andare. Semplicemente non succederanno mai delle situazioni del genere, tipo qua, quando uno colla e l'altro guida. Alta, uno altro, vedete quello altro. Se tu sei quello che guidi, vai da questo a pingiarlo a destra. Decidi dove andare e tutti andate lì dove stai guidando. Invece qua Simo sta dicendo vai a questo a destra che ho pingato, giallo che ho pingato. È un'info molto precisa. Vai da questo a pingiarlo a destra. Vai da questo, pingiarlo a destra. Simo la colla, ma lui va dritto. Quindi Simo non ha controllo sulla situazione, perché quello che guida è che sposta la macchina, che decide chi pushare. Quindi perché non dare la decisione a quello che guida ormai? Siete uniti così in questo caso. Invece se non sei te che decidi dove andare, ma tu stai guidando, tu decidi una cosa perché stai guidando così. Vale addosso, vedi qua Dario già non se ne accorge che è da solo, eh. Cioè qua è completamente da solo perché Simo è già in un'altra casa che sta pushando. Ah, qua mi ricordo, qua avevano usato il triplo, hanno pushato da questa parte, ma poi appena finito il triplo non c'hanno più soldi e non sai più cosa fare, capito? Non c'è più piastro qua, ma... Vieni. C'è davanti qua, qua raga, sopra da voi. Le aspettavano full. Ci sei, Dario? Aspettavano full. Troppa gente, bro. Cioè, se entri in mezzo alla safe con il triplo, poi tra 20-30 secondi non c'è il triplo, non c'è info sulle persone. Cioè, succede quello che succede, bro. Ci avete proprio sopra, raga. Tutti c'hanno questo rush, la giocata di facciamo il triplo, facciamo il loadout e poi andiamo a pushare. A volte il push va male, cioè a volte dici ok raga, non riesci a chiudere il push, capito? Cioè, sì, non sempre riesci a chiudere. Se non lo chiudi dovresti boccare per fare i soldi, per poi... Ma mentre fai i soldi ti arriva un altro team col triplo, quindi è tutto randomico. Cioè, la gente deve giocare un po' più chill, bro. C'è tutto questi rush qua, c'è tutte le partite rushate, tutte nella stessa maniera rushate. Triplo, wow, subito a pushare qualcuno. Cioè, non serve questa roba, secondo me. Abbiamo visto la visuale anche di Enkeo, cioè non è che ha pushato tutte le partite così. E comunque ha fatto top 2, due top 2, ha vinto una partita, hanno fatto un botto di kill. Beef la stessa cosa, raga, cioè fightavano all'inizio per fare il loddy, facevano un botto di soldi, facevano bandiere, si posizionavano bene, hanno fatto tripla in quarta safe, tripla in settima safe, hanno vinto l'ultima partita, hanno vinto il torneo, cioè per farti capire. Cercano di non fightare troppo presto se non sono proprio forzati, capito? Questa cosa di rushare subito loadout, capisco, cioè loadout serve subito, di rushare triplo potrei anche capire se sei in una posizione di merda, ok, che devi crossare, ma il loro spot onestamente qua all'inizio ti fai i soldi, rimani con tutte le risorse sul tetto, rimani per una safe, continui a fare i contratti che ci sono in giro, quella bandiera lì, aspetti un attimo che si liberi un po' la partita, non lo so, o ti sposti più in mezzo, ti sposti a questo shop qua, ma col shop lì già non è così forte, o cerchi di fightare comunque dove non ci sono tanti team attorno all'inizio, allo start, perché ci sono 111 persone, potrebbero arrivarti, cioè immagino, vai lì, no? Vai in mezzo a Lowtown, che sono andati loro a Lowtown, cioè questo team da Superstore viene subito da loro, bro. Questo team di qua col palloncino viene subito da loro, così questo palloncino viene subito da loro, questo palloncino viene subito, qui vieni subito, qui dove c'era Zanks con Blade inizio vieni subito, cioè Lowtown, proprio andare a Lowtown a fightare, bro. Quante volte in mondiale hai visto Biffle a fightare Lowtown? Perché arrivano tutti i team da tutte le direzioni, bro. Cioè, è meglio andare tipo a fightare questi o semplicemente entrare, cercare di entrare in sé, cercare di prendere questo palloncino, cerchi di fare altri soldi, poi riprendi il palloncino o comunque vai a piedi, inizi a fightare più in qua e continui a fighti per tutta la partita qui in mezzo. Cioè, io preferirei un gameplay del genere, e non solo io ma anche gli altri che hanno fatto la top, letteralmente hanno fatto lo stesso gameplay, cioè non è che